Oh ninja, buonasera ninja, buonasera. Come stai? Non le va piano. Fatto una derapata. Che è questa fretta? No, volevo provare a non frenare. Se prendevo la spinta, mi lanciavo e non frenavo. Però poi mi sono accorto all'ultimo che era troppo veloce. Alla fine per un anno. Capito, sì, però capito, ma la curva così stretta, o rallenti, o va avanti, che è successo l'incendio là? Ma dove? Guarda il fumo. Madonna, ma è vicino così, ho capito, che dobbiamo fare adesso? Qua dobbiamo bloccare la carreggiata. Aspetto, devo passare a mezzo di fiamme. Qua della Ponte Milvio 9 ci siamo imbattuti un incendio al civico 189, zona ferrovie. No, ferrovie. Zona metro, scusatemi. Buonasera, bro. Va bene ricevuto, che sul posto ci sta già il 115? No, negativo, dobbiamo avvertirli, ma non stanno facendo la cerimonia? Giusto. È un problema adesso. Qua il fumo ha invaso tutte e due le carreggiate. Collega, che cazzo sta combinando il collega? A che civico sta? Siamo al civico 189, vicino dove sta Media World. Provo a chiedere se c'hanno qualcuno, aspetta. Sì, fammi sapere, noi intanto blocchiamo e mettiamo in sicurezza l'aria. Ma il collega ha chiuso la mano. Ah, vabbè, il collega, vabbè. Io stavo in comunicazione. Vettorina gialla. Prima dovremmo bloccare il fatto che ma esce da qua proprio sotto, quindi da sotto alla metro, sotto alla metro, quindi dobbiamo bloccare anche qua il traffico proveniente da qua pure. Macello, signori, aspetta, dobbiamo mettere i coni anche dall'altra parte. Infatti come i vigili del fuoco fanno il giuramento, fanno. Mettiamo i coni anche dall'altra parte. Con lei io metto i coni dall'altra parte. Però devi passare in mezzo al fumo, fa il giro lungo. Va niente, non fa niente. Mettiamo i coni dall'altra parte, raga. Abbiamo corso, dobbiamo bloccare il dobbiamo bloccare meno l'altra carreggiata. Avanti. E guarda, i vigili del fuoco non sono disponibili, non hanno equipaggio disponibili per nessun intervento al momento. Come ci dobbiamo comportare qua adesso? Qua il fumo avanza, il fuoco avanza. Oh, man. Buonasera, Angelo. Holy shit! Cioè, io posso tenere bloccata la carreggiata a doppio senso, però è rischioso, troppo a lungo. Ma guarda, il fumo scende, sta dentro la metropolitana. Io ti ho capito che l'incendio sta in metropolitana, ma il fumo esce fuori. L'abbiamo usato. Vabbè, facciamo un po' di avviabilità nel frattempo, che dobbiamo fare? Poi se vince il fuoco... C'hanno un mezzo per sganciarsi. Allora, sotto ho capito. Io più che dirti di limitare la zona, non posso dirti altro perché i vigili del fuoco mi hanno negato la loro disponibilità perché appunto c'hanno aspetta un attimo, collega. E quindi non c'è nessuno. No, va bene, è ricevuto. Mo cerchiamo di fare il possibile, il collega. Poi nel caso ripristiniamo la viabilità nel caso. Ciao ragazzi. Va bene. No, non vado al giuramento, Young. Scusate, ragazzi, stavo parlando un attimo. Allora, dovrebbe essere qui sotto un attimo. Intanto abbiamo bloccato la carreggiata. Fatemi vedere un attimo dove sta questo incendio. Facciamoci una cosa.
Esatto, non starci in faccia capo il fumo. Lo so, dovevo togliere il PC, ragazzi. Cioè, avevamo la paletta quella per bloccare. Aia. Stassisce. Allora. Ma il fuoco io non lo vedo però, signori. Cioè, dove sta sto fuoco? Scusatemi. Io qua non vedo niente. Ci volevo andare apposta a vedere sotto. Non è che forse è dall'altra parte? Scusa, da dove esce sto fumo? Scusate. Ciao Ale, buonasera ragazzi. Scusa, da dove viene sto fuoco? Non è che viene forse da sotto. Scusa, proviamo ad andare ancora più sotto. Non è che viene da qua. Forse da qua. Vediamo un po'. Cazzo, eccolo qua, abbiamo trovato. Collega, mi sente tramite la portatile? Ho trovato l'incendio, sono dei cassonetti che hanno preso fuoco. Ma il fatto, come cazzo lo spegniamo? Catroia, il fatto è qua ci stanno pure i fumi tossici. Qua sotto tra poco si crea una cappa incredibile, dobbiamo uscire. Ok, abbiamo trovato l'incendio. Quindi almeno sappiamo dove sta sto incendio. Guarda, qui della Ponte Milvio, sono sceso giù per controllare. Hanno acceso l'impianto di areazione all'interno della metropolitana. E diciamo il fumo si sta. Cioè, dentro non c'è dentro la metropolitana. Però ci sono dei cassonetti che continuano a prendere fuoco. Ci sta. Non siamo per poco. Vabbè, che dobbiamo fare. Ciao Cresi, come stai? Buonasera. Il fatto non è che possiamo fare granché. Se non vengono i vigili del fuoco, possiamo fare ben poco. Vediamo un po', dove sta il collega? Il collega dove sta? Ma il collega dove sta? Scusatemi. Mi sono perso il collega? Forza, forza, circoli, circoli. Mi sono perso il collega, mi sono perso. Comunque tra ieri e oggi siamo imbattuti a due incendi abbastanza pesanti. Ma il collega sta in macchina, sta? Ma cazzo, ma dove sta il collega? Ah, ecco. Collega, allora senti, niente, qua se vince il fuoco non vengono, io sono andato giù a vedere, sono dei cassonetti che hanno preso fuoco. Forse è crashato? Non si deve fare intanto, non ci credo. Ma il fatto che se rimaniamo qua, ragazzi, però... Cioè, io non voglio abbandonare sta zona. Comunque. Questo il fumo esce da un tombino... Da un tombino di areazione della metropolitana. Buonasera, pazzo cuore rosso. Oh, The Hill, buonasera. Ciao, caro. Vabbè, raga, io mi metto in protezione dei coni stavolta. Che ieri sera ci hanno sciaffato sotto, è bellezza. Vabbè, allora togliamo la paletta. Ci mettiamo qua, che dobbiamo fare? Facciamo viabilità, ragazzi. Di là c'è il collega che blocca l'altro senso, io blocco l'altro senso. Tanto la cerimonia non penso che durerà mezz'ora, un'ora. Quanto vuole durare la cerimonia di giuramento di vigile del fuoco? Il fatto che in macchina non abbiamo manco un estintore. Ma là con l'estintore che cazzo li fai? Poi noi non abbiamo manco la maschera. Piano, piano, signora! Mamma mia, che vandala. Comunque, ci devo mettere barriere, noi coni. Le barriere ci devo mettere, che coni questi li passano. Cioè, capito? Poi ci avevamo un estintore, ma che cazzo li fai un estintore? Pazzo, dopo pattugli zone calde? Noi ci andiamo verso l'autostrada. Sto pensando una cosa, ragazzacci, che il fatto, pure se c'è un a parte l'estintore non ce l'abbiamo, ma anche se ce l'avessi non lo potrò mai spegnere, ci vogliono le manichette, cioè non lo posso spegnere, ci vuole proprio il getto d'acqua forte che lo butti nelle fiamme proprio, cioè non...
Io vedo il collega che si sta muovendo. Non so che sta a fare. Vabbè, raga, infatti non possiamo. Cioè, qua il fumo invade tutte e due le carreggiate. Poi si sta alzando anche contro gli edifici. Questo è perché è pericoloso. Piano, piano. Non mi spostava. Piano. Guarda un po'. Passa, lo sapevi un cazzo, passa, Non sapevi niente, passa, Incredibile. Vabbè, possiamo fare, non possiamo fare niente, insomma. Olè, sposi. Vabbè, facciamo una cosa, dai. Pazzo, sono passato al bando più colloquio staff di Authentic, preparati ad essere aiutato. Ho capito. Sei passato? Bravo, Dale. Allora, ragazzi, andiamo a togliere l'icone di là, mo. Che dobbiamo fare, raga? Riapriamo la carreggiata, che dobbiamo fare? Purtroppo non possiamo fare. Cioè, se rimaniamo qua, che facciamo? Cioè, se potremmo rimanere qua, se arrivavano i vigili del fuoco. Aspetta che vieni il collega qua, però, se no è inutile a te, ziconi. No, no, ma mo riapriamo la strada, Giuseppe, riapriamo. Riapriamo la strada, ragazzi. Aspetta il collega che viene qua con la macchina. E qui no, niente, che dobbiamo fare? Riapriamo, tanto l'incendio è sotto, però c'è sto fumo che invade la corsia, è un po' preoccupante, però vabbè. Ma solo ci mettiamo le barriere invece di cuore. Ma il collega dove sta? Devo aspettare il collega, sennò lo faccio sotto e sopra coi coni. Sta proprio bene il collega. Collega, avvicinati con la macchina là, così mi metto a posto i coni. Quindi tu? No, mi stavo spostando di là per prendere i coni. Sali, sali. Sali, sali, sali. Ah no, puoi porta pure tu. Mi stavo solo spostando per togliere i coni, solo fa sotto e sopra. No, non so giusto per capire. Ciao Cap, come stai, caro? Buonasera. No, stavo spostando per togliere i coni, se no ci mettiamo l'eternità. A me non ce la facciamo subito. Troia, mi sciaffa sotto qua. Prego, prego. Aspetta che te lo tolgo. Vai, muovi, vai, vai. Andiamo. Sono proprio pazzi, proprio pazzi questi. Vai, vai, mettiamo così. Andiamo. Vai. Monte Emilio 9 riprende il normale. Ponte Emilio 9 Tango. Chi è Tango? Tango quando la volante che. Quando la volante che non ha perso il face rapporto. Ah. Così che la centrale operativa può riconosce se mandarlo. Tipo è troppo per dire. Ponte Emilio 9 Tango, un tanto è 011. Avanti? Ha ricevuto Ponte Emilio, avete comunicato che riprendete a regolare servizio? Sì, 016. Vabbè, là purtroppo non possiamo fare niente, cioè è inutile. Lasciamo bruciare la metro. Non ho capito. Lasciamo bruciare la metro. Per il momento sì, non possiamo fare niente, poi. Se nel caso ci passiamo ancora e c'è ancora il fuoco, se vince il fuoco se rispondiamo il fuoco. Cioè adesso come sta andando? Sarebbe carino un calduccio. No, io sono andato sotto, diciamo che l'aria era anche respirabile, Però perché praticamente
tutti i fumi andavano nel, nello spocco sopra. Che è successo? Che è successo? No, non riuscì più a attrezzare, comunque dicevi? Ah, è bella, è tanta roba, anche la scoda. Che dicevi? No, ho detto, quando sono andato giù a controllare dove stesse l'incendio, comunque tutti i fumi andavano sopra dallo spocco di uscita. Infatti vedi, la maggior parte del fuoco, il fumo andava sopra. Però c'erano quei cassonetti che prendevano fuoco. Oh, Arto, ciao caro, come stai? No, Arto, ciao. Ciao Vispre, buonasera. La macchina? Buonasera. 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 Signore, mi sente? Salve. Come va? Tutto a posto? Come mai sta parcheggiato davanti all'ingresso? La sento. Signore. Mi sente, signore? Passate il finestrino. Mi sente? Io a lei la sento. Mi sente? Sì, sentiamo. La sento. Che c'è un problema lui, mi sa, però penso che non ci senta, insomma, ho questo presentimento, non so che cosa, non lo faccio pensare. Beh, forse c'è un problema lui, dai, ma non fa niente. Mi sente? Sì, io adesso la sento. Io pure. Oh. Che fa? Ma cosa ci facciamo? Non si preoccupi. Ma cosa ci facciamo in mezzo all'uscita di un garage? Mi ero fermato perché avevo problemi, non vedevo. Va bene, dai. Buona giornata. Stavo andando al MUN. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci. Va bene, non è tanto. Ma? Ho visto i draghi. Hai visto i draghi? Erano belli? Bellissimo. Il collega c'ha un problema di occhi. Tipo avevo zero. Ho visto infatti che aveva fatto il battito. Il collega c'ha problemi di occhi. Ciglia. Collega, oggi che cazzo c'ha il collega? Io non capisco. Collega, ma oggi c'ha la fretta. Che c'ha? Non lo so, oggi voglio tirare la scopa. Non so. Devi fare la scopa. No, devo tirare la scopa. Voglio tirare la scoda. Ah, vuole tirare la scoda. Che scopa tiro? Non la tiro poi questa. No, c'è il collega. C'è il piedino pesante, c'ha. Cioè. Due corsie. No, ma il fatto che siamo anche l'unica pattuglia. Dovremmo controllare tutto il territorio, eh. Gli altri stanno alla cerimonia. Il fatto è che siamo anche l'unica volante disponibile. E dobbiamo anche. Perché gli altri stanno tutti alla cerimonia. Ma Savoia lo possiamo far prendere, in teoria. Non ho capito? Savoia lo possiamo passare a prendere. Il discorso è che ci serve l'autorizzazione, perché lui non è della strada. No, rimaniamo così, poi quando finisce la... vediamo se vogliono cambiare, se no rimaniamo così. Io ho visto tanto che romano... No, ma tanto non dovrebbe... Cioè, non dovrebbe volerci tanto, eh. Ragazzi, vuole fare una cerimonia per... Oh, fuoco! Un altro fuoco! Dove? Indietro. Madonna, c'è un altro fuoco, un altro incendio. Guarda là il fumo. Guarda, qui della Ponte Milvio Nome ci siamo imbattuti a un altro incendio al civico 571. Puttana, questo fuoco è grosso. È proprio la serata giusta. Sì, pare che sia a fuoco un retro di un palazzo, sempre dei cassonetti dell'immondizia, da quello che vedo. Rimani qua. Hai fatto attenzione, guardate che non ci sia nessuno lì intorno, dato che c'è il secondo intervento uguale. Non vorrei che ci fosse qualcuno che si diverte a girare per la città da fuoco, ecco.
Spari, spari. Abbiamo avvertito dei spari. Spari al civico 571. Nella nostra posizione abbiamo avvertito dei spari. Va bene, vedo se riesco a mandarti CC. Grazie, noi intanto facciamo... controlliamo l'aria un attimo. Vai, vai, controlla. Spari. Però io li ho siti a destra, vai a destra. Aspetta, aspetta, vai via, vai via. Aspetta, fammi capire un attimo. Spari al 389. Ci hanno verificato spari al 389, confermiamo. Audi Q2 ci segnalano. Vai, vai, vai al 38. Qua, 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 sotto, qua, qua sotto, occhio, occhio. Eccola. Qui la Ponte Milvio 9, stiamo inseguendo un Audi 2 Q nera. Ci segnalano che hanno aperto il fuoco, Fai attenzione, Ponte Milvio, perché i CC non ci possono dare ausilio. Va piano, allora, va piano, va piano. Digli che sopra ci stanno almeno tre soggetti vestiti aspetta, con... aspetta, aspetta, rimani dietro, rimani dietro, rimani dietro. Ci sparano contro, ci hanno aperto il fuoco. La gente a terra. Stai in protezione, stai in protezione. Troppo tardi. Questo io ho detto va piano, Cristo Dio, pure quest'altro. Li va sotto, li va. Fate video? Che madonna, però quando è così. Cazzo vai, il 200 a letto, frena. Non gli andai sotto, Ponte in bocca. Ponte Milvio sto cazzo. Ponte Milvio. Porco Dio, ma la gente non mi dà retta quando dico una cosa. Ho detto no, non andare sotto, sotto, gli si è fermato vicino. Perché io sapevo che ci sparavano. Porca mia, gli ho detto rimani a distanza. Cazzo, rimani a distanza, no, dove va? Li va sotto. Va buona. No, mi sono incavolato perché quando dico una cosa a me viene da retta la gente. E chi c'ho esperienza in RP? Io già ho capito cosa stava succedendo. Se ti dico non andare sotto, non devi andare sotto. Cazzo. No, gli è andato vicino. Se vai vicino dove ti spara. Se ti fermavi prima. No, va bene, vabbè. Cazzo fa. Cioè, a essere morti così, no, cioè, mi rode il culo. Che cazzo. Cioè, se io ti do un ordine, non è perché sono più intelligente di te. Perché già stavo leggendo la situazione. Perché io sapevo che sparavano, che si fermavano e sparavano. Che è successo? Gli ho detto, vai piano e non andare troppo vicino. Che ha fatto? Veloce o troppo vicino? Ecco, beh, ci hanno fatto come due mongoloidi, ci hanno fatto. La fretta, io non capisco perché hanno la fretta di andare... Cioè, non leggono la situazione, hanno la fretta. Cazzo di fretta avete? Mo ci attacchiamo a sta mappa. Questa cosa si poteva evitare, porca trota. Si poteva evitare sta cosa. Però vabbè, non fa niente, dai, è capitato a me. Cioè, allora, quando una macchina apre un fuoco e ci segnalano la macchina e noi vediamo quella macchina scappare, non devi stare troppo attaccato. Lo devi inseguire, ma devi stare dietro. Ciao Pazzox, cosa mi sono perso? Niente, siamo messi qui una macchina segnalata che avevano aperto il fuoco, The King, niente. Ci hanno aperto il fuoco e ci hanno trivellato praticamente. Ciao caro Cassino del Follo, benvenuto. Ciao da Manera. Ma il fatto è che io non posso manco fare niente. Perché se non viene la... cioè non posso manco fare niente. Dovrei cliccare G in teoria. No, ecco. Perché noi abbiamo il GPS. Noi abbiamo il GPS all'auto, ragazzi. Ma è arrivato il collega. Mi sente? Tranquilli, sta arrivando l'ambulanza, State fuori un attimo lì. Cioè, incredibile. Cioè, sta cosa si poteva evitare.
No, Giuseppe, G si può premere solamente se stai da solo e non c'è un altro uno che c'è. Siccome c'era il collega che era in comunicazione in radio con noi, poi noi abbiamo il GPS all'auto, quindi lui ha potuto rintracciare il GPS e venirci, vedi, è venuto a dare ausilio. Porca miseria. 553 sparatori a due operatori della polizia feriti all'interno della... No, ma si poteva evitare, si poteva evitare benissimo, perché era una situazione difficile, ma rettifico, si poteva evitare. Rettifico il civico, 223. Poi un'altra cosa... Ciao Dama, poi non ho capito un'altra cosa. Però hanno aperto, hanno aperto il fuoco, no? Hanno aperto il fuoco... contro di noi, poi infatti mo ci sono altri pensando. Mi senti? Hanno aperto il fuoco contro di noi. Oh. Passeggero. È ferito. Minchia. No. Cioè, stavo a pensare, no? Hanno aperto il fuoco contro di noi, però perché ci hanno aperto il fuoco contro di noi? Se noi avevamo solo la segnalazione che erano loro. Vabbè, vabbè, comunque. Però se si rimaneva dietro un po', se il collega che guidava aveva un po' più di pazienza e mi ascoltava, oddio, potevamo anche essere feriti a terra, però ce la potevi giocare. Invece no, è andato troppo sotto e quando arriva troppo sotto con la macchina, questa. Però vabbè, pazienza. Vabbè, aspettiamo che arriva il 118. Peccato, perché poteva essere una bella cosa. Poteva uscire una bella azione. Peccato, peccato, vabbè. Si può sempre vincere. Però la prossima volta mi devono ascoltare, però, quando dico una cosa io. Perché mo mi sto, cioè, le cose che dico e non viene ascoltato mi dà un po' da fastidio. No, vabbè, no, l'ambulanza in arrivo, sta qua all'ospedale. Ma scusa, ma la macchina si è riparata? Come ho fatto a riparare? La macchina stava distrutta, la macchina. Sono interrotte le sirene da sole. Può essere un attimo che il collega la prima l'ha tolta. Però Daniele è passato tranquillo. Boh, Roma continua. No, ho capito, gaming. No, no, sì, gaming, ma figuri, ma io non è che sono incazzato. Attenzione, mi sono incazzato al momento perché se mi ascoltava per due minuti, potevamo anche essere pure privi di sensi a terra, per l'amor di Dio. Però se mi ascoltava un po', potevamo giocarcela meglio, tutto qua. Perché a me, quando successe cose, mi rode il culo perché siamo stati... Cioè, poteva esserci sita meglio la cosa. Però, vabbè, capita, raga. Queste sono azioni RP pure quelle. Cioè, non è che si può sempre vincere. Però, vabbè, pazienza. La cosa che mi fa incazzare è che poteva uscire una bella azione bella e carina, ci si poteva divertire. Però, vabbè. No, io non è che so l'esperto RP, però c'ho tanti anni di esperienza, soprattutto in polizia e in RP, e so bravo a leggere alcune situazioni, perché io già avevo capito cosa volevano fare, però se tu non mi dai retta... Dai, stanno arrivando, eh. Ecco cosa succede poi. Poi non ho capito, io sono stato ferito, ma il mio personaggio è rimasto comunque seduto, normale. Non so, forse... Io poi non ho fatto manco in tempo a scendere dalla macchina. E poi abbiamo avuto la sfiga che la macchina si è andata contro sto pilastro e non mi ha dato la possibilità di uscire dalla macchina. Perché se no potevo uscire, mi potevo mettere al riparo o dietro proprio la stessa colonna, mi potevo mettere proprio lì, proprio dove sta la ruota. E diciamo, non potevo fare niente perché quando erano tre occupanti nella macchina, o tre o due, tre contro uno, due contro uno, è difficile.
o spari a uno o spari all'altro, cioè, quindi. Però diciamo, potevano anche scappare, io me la potevo capitare, capito? Potevo comunque giocare, però peccato, vabbè, vabbè, ci sta. Vabbè. Il collega guidava, Ale, sì, il collega. Io oggi sono. Ieri oggi sto facendo un po' di capopattuglia, un po' di radio, giusto, che lo faccio pure io ogni tanto. Poi a me mi piace parlare in radio, raga, quando faccio comunicazione in radio a me mi piace, quindi lo faccio, capito? Chi è che mi sta mandando 200 messaggi al secondo? Tre ne erano, Giuseppe? Non lo so se erano tre, lo sai, però... Io ne ho viste due, ne avevo visti. Dalla prospettiva, quando li abbiamo imboccati, che loro stavano... Che hanno preso questa strada, capito? Che io due ne avevo visti, poi non so se c'era un terzo dietro. Ma mi sa che quello che è sceso è una persona sola ha sparato, mi sa. Sì, erano in tre. Allora avevo visto male, perché credo che ne erano due. Perché avevo visto quello con la maglietta rossa che è sceso, ci ha sparato, e più quello altro a fianco, ma quello dietro non si vedeva. E quindi, farvi capire, erano in tre. Pure io, se riuscivo a sopravvivere per miracolo a questa sparatoria. Tre, che cazzo li facevi, raga? Che cazzo li facevi? Cioè, mo che cosa ci vogliamo raccontare? Che cazzo li facevi in tre? Non facevi niente, raga, io vuoi fare. Ma le va, sì, ti potevi mettere in protezione, ti trivellavano di colpi la macchina, qualche colpo passava, come ti avrebbero ucciso, Ma ne potevi durare un po' di più l'azione, 3 minuti in più. Ah. Peccato. Peccato veramente. E l'ambulanza adesso da quello che ho sentito il collega sta arrivando. Boh, o hanno capito male e sono di sotto al ponte. Buonasera, Angie. Non me lo ricordo, Giuseppe, allora, se l'avevo detto. Perché ho detto tante cose via radio, la comunicazione, per dare la comunicazione molto veloce, capito? Non me lo ricordo. Sì, perché sto sul ponte Mammolo, ponte Mammolo. T'ho detto che erano andati sotto. perché quando metti il GPS, essendo sopra un ponte, lui ti mette sotto invece di sopra. Siamo quasi per perdere conoscenza. L'alto alla ponte, barra. Il ponte quello alla vostra destra. Ho capito, però, cioè. Non lo so, calmo. Capito, raga, però, cioè, una deve essere disponibile. Che se succede una cosa. Il ponte quello alla vostra destra, c'è un altro ponte. Cioè, io capisco pure tutto quanto, però. Una deve essere operativa. Puttana Eva, 3 quarti d'ora per farti capito cazzo devi andare, mi dice ancora che devo sta calmo. Ma porca puttana. Però vedi, il mio pupazzo è rimasto comunque. Boh, sarà un bug, sarà. Mi è rimasto comunque. Ah, eccoli, è arrivato. Ciao amici, buonasera. Comunque il pupazzo mio è rimasto anche. In tranquillità. Ma sarà un bug, sicuramente, come mi fanno uscire, non so per terra. Buonasera. Buonasera, che succede? Niente, hanno solo comunicato che gli stavano sparando e tutti e due attinti da colpi arma da fuoco. Okay, quello alla guida è giù, ma è normale che sia lì. E credo che siano poi anche andati a sbattere, mi sa qua, Perché qua si vede che hanno ferito quello che guidava e questo non sbattere. Beh, capito, Franci? Perché sta lì tranquillissimo, capito? Sta lì che sta così, si sta a mangiare le unghie, capito? Ci ha sparato, incidente, che bella di colpo, come se non fosse nulla. Sì, sta a mangiare unghie. Sì, no, lo so, Michi, lo so. Però fa ridere, sai perché? Perché sta lì tranquillo a mangiarsi le unghie. Allora, adesso vediamo questa portiera, prima devo chiamare Vigile Fuoco. Sì, Vigile Fuoco. Sì, Vigile Fuoco, ci stanno mai. Ci hanno 400 incendi, ci stanno. Ma non è quello che proprio non ci stanno. L'ho già chiamato io e non si rendono disponibili. Sì, lo so. Infatti dopo questo non ci rendiamo disponibili anche noi che siamo da loro. Okay. Sì, però. Cioè, almeno unità ci deve stare. Non dico dei vigili del fuoco che stanno a fare il giuramento, ma l'ambulanza ci deve stare. L'ambulanza è fondamentale nelle azioni. Cioè, non puoi stare.
Stanno crescendo vice fuoco, giuro a me. Allora, no, vabbè, vice fuoco posso capire, no. Però io sto parlando della Croce Rossa, amici. Almeno un'ambulanza deve stare in servizio. Perché se succede tipo un'azione mo come adesso, cioè che fa? Io non, cioè, allora io non posso assicurato perché tu sei al giuramento. Allora, aiutami a mettere il collare. Ormai Giuseppe, abbiamo i buchi come uno scolapasta. Siamo uno scolapasta, ormai Montana è suture. Cioè, giuramento di vigile del fuoco, Alessandro. Io lo so, l'ho saputo, gaming. Ormai Montana è buca da tutte le parti. Qua quando farà brutto tempo i dolori con certi reumatismi. A Montana si potrà muovere, un vecchietto già. Già è vecchio. Mi riuscirebbe a dare una mano a tirarlo fuori? Dici a me? Sì. Ok. Come possiamo fare? Allora, gli facciamo la rauta. Ha più il piombo che sangue. Testa, tu sì, c'ho il piombo che va in giro insieme al sangue nelle vene, Montana. 3, 2, 1, vai. Fate piano. Aspetta. Dalla saliva, mangiarsi le unghie. Ma vai? Ce la faranno a cacciarmi fuori questi? Il fatto è che io non posso manco fare niente per aiutarli. Ok. Non posso fare un cazzo io, non posso fare niente. Oddio, mi sta venendo in dubbio. Diciamo che è una bella posizione di merda. Aspetta, prova una roba. Bella posizione di merda, sì. È un po' brutta, però ci posso provare se vuoi, eh. Sì, magari se sapete come buttare fuori. Pazzo, no, una gruveria. Non lo vedi, però siamo una gruveria, siamo. Se puoi aprire un attimo la portiera di là, per stanno favore. Stanno smontando lo sportello, che chi sta smontando. Stanno a distruggere la scoda, questi. Vabbè, a parte che la scoda ha già un trivella di proiettili. Sta bucata, sta distrutta. Ok. Ma dovremmo chiamare anche l'ACI per farci la carica. Ma che cazzo. Nel dubbio mi dissocio. La faranno gli nostri eroi? Lo scopriremo al prossimo episodio. Sarebbe bello fare le live ad episodi. Che è successo, Razor? La gente non mi dà retta a me. Ho crashato? Allora, diagnosi. Proiettile. Aspetta, non l'ha preso. Cioè, che l'ha preso di striscia. Quindi ha tutto a posto. Non è andato in shock ipovolemico, che questa è una cosa positiva. E quindi per me può anche, cioè sicuramente trasporteremo il vostro collega, per me può anche rimanere qui. Con lei. Lei sta mentando, il fatto che non si ricorda niente, nulla. Se si abbassa gli purtroppo no. Controllate sempre segno, i batti, potrebbe aver avuto dei quelli a testa per la pressione. Quindi io la guido a venire in ospedale. Certo, ospedale. Aspettiamo che devono e intanto comunque porteremo il vostro collega. Il collega come sta? Un po' peggio di voi. Okay, io perché so io perché ti ripeto, sono più fortunato, sai perché? Stavi dalla parte stavo dalla parte del guidatore. La parte del passeggero, scusami. Ti fai un po' appena arrivo ad 80 si aumenta, sì. Scende in automatico perché finisce di fare ma effetto. Ma poi io ho visto il collega svenire. Mi sono da quello che ricordo mi sono abbassato e poi ho perso pure i sensi. Non si muove perché c'è battuta. Allora io la invito a venire in ospedale, così facciamo un attack per evitare tutti i problemi neurologici. Per il resto sta benissimo. L'unica cosa, soffre patologie, allergie. Già là. No, guarda, io ieri sono stato già. Dimmi un attimo, che questo c'ha i battiti 205 battiti. Pure funzionario. Grazie collega che sei venuto in supporto. Allora dagli minimo 50 ml di fentanyl, vena, e farò scorrere ad alto flusso. Mi vedo molto male. Dicevo, patologie, allergie? No, non c'è niente, solo ieri che sono stato messo sotto, diciamo, e vale, sto ancora con i punti di sutura che mi hanno messo la gamba. L'ultimo che ho mangiato è un panino. Niente, si abbassa.
Ok, comunque i punti sono abbastanza. No, no, ma sì, c'è, no, mi stava dicendo quello che è successo. Che è successo, che fu. Ok, ok. Va bene. Stabile. Penso va bene. Grazie. Che bene, va. Sera. Ok. Buonasera. Buonasera, dottore. Sera. Mio suo Barella. Sì. Allora, la dinamica. Sono andati al 571 perché ci stava un incendio. È arrivata anche poi una segnalazione al centralino. Lo stesso Audi Q2 colorazione nera, due soggetti a bordo a quanto pare, mentre erano lì appunto intorno al 571. Questa macchina della stradale l'ha inseguito, ha fatto un inseguimento fino a qua, dove no. Prima hanno sparato e hanno lei... ferito, sì, sì, quello che vedete sulla barella, portare, perché che era quello che guidava la macchina, cioè, poi con la macchina sono andati a sbattere contro sta piglia qua. Anche il capopartito, ma lasciala pure, lasciala pure. Invece è stato sbagliato, ferito, diciamo che è stato solo ferito di striscio. Ok, bravo. Un bermoni si fanno a posto, caricatelo. Se qualcuno di voi vuole venire, fatelo pure. Sì. Io sono partito dalla questura perché ho chiamato la finanza, non ci stava, i carabinieri non mi hanno dato disponibilità. A meno, e dai. Ragazzi, chi ha preso la barella, dai? Io vengo con la macchina, tanto non sto, io sto sì, bene. Sì, raga, chi ha preso la brava, mettila e poi dottore, io non mi ricordo niente di quello che è successo. Ci avete GoPro? Sì, sì, ce l'avevo attivata. Ok, ottimo, allora prendi. Io mi ricordo solo che ho visto il collega svenire e dei vetri che si rompevano e i proiettili arrivati ovunque. Okay, io mi sono abbassato l'istinto. E non te l'hanno rotta, prendiamo la registrazione. Io mi ricordo solo questa cosa qua. Va bene, dai. E poi la vediamo, mi raccomando. Salva la registrazione della GoPro. Certo. Così ce l'abbiamo dopo, la prendiamo visione. Va bene? Va bene, grazie dottore. Andiamo in ospedale, ragazzi. Sì. Collega, grazie mille per il supporto. E de che? Allora, raga, io la GoPro ce l'avevo attiva, è vero. Io ce l'avevo attiva la GoPro. Però la macchina non so per quale motivo è messa bene. Io la GoPro ce l'avevo attiva però. Oh, è vero, raga, ce l'avevo attiva? Non me lo ricordo. Mo perché sono uscito e rientrato, perché ho avuto. Perché sono crashato. Ho crashato. Però io ce l'avevo attiva la GoPro. È vero, io ce l'avevo attiva la GoPro. Ah, quindi ha ripreso chi erano. Ha ripreso anche il veicolo. Ha ripreso sia il veicolo, ha ripreso le. Quei tre persone che ci hanno sparato. Signori. Ci avevamo la GoPro, è vero. Mo non ci stavo a fare caso la GoPro. Vabbè, andiamo a riprendere il collega al pronto soccorso. Hanno rapito le persone delle persone al Golden. Adesso devo aspettare il collega, raga. Andare qui il collega, e dopo. Eh sì, perché c'ho quella da bene confusa. Quante divise, Giuseppe? Un bel po'. Dottor, i colleghi sono andati all'ultima, non so se ha letto. Sì, sono andato okay. Adesso il collega l'ha portato giù già. Non lo so. Comunque io l'ho salvata nella memory card della GoPro, eh. Ottimo, perfetto. Almeno la rivediamo, così c'è stata qualche targa, qualche corrispondenza. Sicuramente si vede pure il veicolo, secondo me. No, raga, okay, le registrazioni sono le live, ragazzi, le live. Ci sono anche alcuni giocatori, che player, che registrano anche il loro gameplay, si può fare, e quindi quello sono clip che uno fa praticamente. Salve, buonasera. Buonasera. Però posso esservi utile? Sì, il collega che è arrivato con l'autoambulanza dove sta? Teoricamente di sotto, lo vado un attimo a controllare. Aspetta. Grazie. L'hai portato di sotto? Sì. Ok, ottimo, bravo. Quello sono male, praticamente sono registrazioni che fa uno. Tipo come io sono in live, a me mi basta la live.
vedere che c'è la registrazione. Poi ci sono persone che clippano, persone che registrano il proprio gameplay, e qua succede una cosa, possono... A costi. metto qua, aspetta. Sì. Ma com'è andata? Libretto per cortesia. Com'è andata? Il giuramento? Bene, bravi. Ma noi quando facciamo il giuramento? Noi l'abbiamo già programmato, ma lo facciamo al secondo corso, perché siamo talmente pochi, siamo quattro cristiani. Infatti ci ho pensato, che era... perché poi il collega me lo diceva. Infatti lo facciamo al secondo corso. Ok. Un attimo solo, funziona. Vai. Sì, stavo a chiedere, perché poi noi dobbiamo fare il giuramento dei cosi. Alla montagna deve bere perché si è cagato sotto. Aspetta un attimo. Anzi, c'è il bagno qua, c'è un bagno? C'è un bagno? La GoPro futurista. No, per fortuna avevamo la GoPro, ragazzi, è vero. Mo me l'ha fatto ricordare il dirigente. Che io non ci avevo fatto caso che c'avevo la GoPro attiva. Quindi con la GoPro io posso estrapolare le immagini e mettere quella frazione quando salivamo sul ponte e vedere un attimo se... Ma speriamo che si veda anche il numero di targa. Il numero di targa, ragazzi, è fatta, perché se avendo la GoPro è fatta, tu puoi mandare Sì, mi dica. Agente, mi dica. Salve, un'informazione. Per il porto d'armi. Sì. Come ho fatto il certificato... Che cosa che si sente? La visita. No, per quello. Poi dove devo andare? Un test balistico in armeria. Ok, e poi devo venire in questura per il rilascio? Sì, poi in questura per il rilascio della certificazione. Mi può dire più o meno quanto viene il tutto? Il tutto come sta? Però per il posso dire a questura che sono 5.000. Poi del resto collega, come sta? Perfetto, grazie mille, ragazzi. Arrivederci. Ma, nessuno mi sa di come sta il collega? Dai, un po' di cibo. Ma il collega come sta? Lo posso chiedere? Non lo sappiamo, noi siamo solo soccorritori. Ok, grazie. Il problema è che erano coperte le facce. Vabbè, ma anche Franci, anche se erano coperte, non è un problema. A me fa male la schiena. Si segue. Anche se erano coperte le cose, ragazzi, non fa niente. Le facce non fa niente, è un problema. L'importante è già capire la macchina. Già capisci il modello. Se si vede la targa, tu fai un riscontro tra la targa e il proprietario. Puoi comunque convocare il proprietario o fermarlo, o un mandato di cattura, nel senso cattura che se tu lo vedi lo devi fermare e lo devi portare in questura per chiedere, comunque per fare ulteriori controlli, per indagare su questa cosa. Quindi capito, si può fare praticamente. Poi se le facce non si vedono non è un problema. Bravo, a me si può risalire il proprietario dell'auto e queste cose qua. Purtroppo dobbiamo aspettare che il collega... Non so, se il collega si riprende. Ma mi sa che pure il allora, se ci aveva pure il collega. Penso ci aveva pure il collega. La prova attivata. Quindi sono due già immagini che si vede. Una da prospettiva e una l'altra, capito? Sempre se la targa non è falsa. Vabbè, Giuseppe, poi ovviamente quando faremo i controlli tramite i database e tutto quanto, se la targa è falsa si vede subito. Si vede subito il riscontro. Ma che cazzo fai, manda? Si vede subito il riscontro. E niente. Vabbè, aspettiamo un attimo il collega. Può essere pure rubata. Può essere tutto, raga. Può essere veramente qualsiasi cosa. Può essere rubata. Può essere un sacco di cose. Però già che se tu c'hai già un'immagine della macchina, una descrizione del veicolo, già fa tanto, quindi la prossima volta che la vedi la fermi. Allora guardi, il suo collega sta bene. Niente in che. Io non ho operato il fatto, dato che c'è già un medico e dovrebbe essere a posto. Credo qualche punto dietro la testa per l'incidente e niente di grave, piccolo trauma. Meno male. Per quanto riguarda dove l'hanno sparato, quindi non ha preso punti vitali. Quindi... No, nessun punto vitale. Okay, niente di niente, neanche fratture, zero. Importante quello. E il danno l'ha fatto l'incidente, ma è appunto sì. Meglio così. Io meglio manco posso manco dire niente, perché non me lo ricordo cosa è successo, insomma. No, meglio così. Vabbè, piuttosto che un proiettile. Gentilissimo, veramente. Grazie. Ok, a me il nostro collega sta bene, ragazzi, questa cosa è più importante. Ok, io mi ero fumato una sigaretta che mi sono stressato.
mi sono stressato. Questa scena è stata un po' un attimo ansiosa. Abbiamo un po' un attimo quasi rischiato la morte. Diciamo che noi siamo stati più fortunati del collega quanto riguarda i traumi che ha preso. Perché a noi ci ha preso di striscio comunque. Ci ha preso di striscio. Facciamo una sigaretta, ci fumiamo. Vabbè, continuo io poi a fare il capo battuto. Dicevo, vuole una sigaretta? Poi ciao Ricky, niente, ci hanno aperto il fuoco, siamo qua all'ospedale. Siamo il collega sotto che la stanno visitando, curando un attimo. Stava a fare inseguimento di un'assegnazione di una macchina che ci avevano sparato. Arrivo che c'è arrivato Bassettoni. Vai. E niente, quindi è arrivato un Bassettoni, è arrivato il commissario Bassettoni della stradale. Bella sigaretta, a me non siamo un po' riposati. Basetto! Ne siamo 50, Ricky. Operatore 06 della Polizia di Stato? Sì, salve, buonasera, Vigile del Fuoco. Salve, buonasera. Abbiamo una vettura nostra ribaltata a Civico 595 con tre operatori all'interno incastrati. Essendo che si trova sull'intersezione stradale dell'uscita di un'autostrada, non è che riuscite a mandare una pattuglia cortesemente per la viabilità? Allora, in questo momento abbiamo dei colleghi feriti al pronto soccorso e abbiamo una pattuglia già impegnata su una chiamata da diversi minuti, quindi non abbiamo nessuno da mandare. Prova a sentire un attimo l'arma, dai. Grazie mille. Nel caso mi faccia... mi rifaccia sapere. Se ho necessità, le telefono, va bene? Grazie mille, arrivederci. Grazie, salve. Purtroppo non possiamo mandare nessuno per la viabilità, ragazzi. Abbiamo i colleghi che sono impegnati a quella chiamata che avete sentito prima. Quelle che avevano rapito una persona, quindi stanno là e non possono intervenire. Noi siamo al pronto soccorso, quindi per fare la viabilità del traffico è un po' casino. Cosa facciamo? Un po' se il collega si riprende. Quindi niente di grave. Parte l'ambulanza con il medico. Medico a bordo, quindi qualcosa di... quando partono le ambulanze con il medico con il medico a bordo, vuol dire qualcosa che è urgente.